Grazie. Ciao e benvenuta innanzitutto. Ciao. Come è stato partecipare a Videocracy? Non ho partecipato a Videocracy, ho fatto un'intervista e dovevo andare per un documentario svedese, alla fine ci hanno fatto un film, il film è stato montato bene, in un momento come questo dove si parla solo di Berlusconi è giusto che abbia avuto successo, lui è stato bravo a montare delle immagini ma i contenuti sono sempre le solite cazzate, non c'è niente di nuovo. Senti, un commento sul gossip del 2009, canali Scluney. Poca roba. Poca roba. Tu che scoop avresti fatto uscire per quest'estate? Ma no, scoop non ce ne sono, personaggi non ce ne sono, poteva essere una novità, però purtroppo le foto non tradiscono. Quando li vedi insieme capisci che non c'è tantissima passione, allora magari dopo i primi due servizi potevano rappresentare curiosità, ti passa la voglia anche di guardarli. Oggi sì, penso che contino veramente poco. Senti, ma cosa ci dobbiamo aspettare da Corona, da qui all'inverno? Da quell'inverno speriamo, innanzitutto ci sono le sentenze dei processi, quindi qualcosa succederà e poi vediamo di inventarci qualcosa come al solito. Ma un ritorno in TV lo prospetti? Sto facendo una fiction su Canale 5, che sto girando già a Palermo, mi hanno proposto di fare un altro film, sto scrivendo un libro per la Mondadori, a settembre, a gennaio comincio a girare il film con Garrone, faccio tante cose. Complimenti Fabrizio, a presto. Ciao.